Ma sì, io provengo da quei territori, sono territori veramente in ginocchio, disastrati in generale, e l'agricoltura ancora di più. Purtroppo abbiamo frane e smottamenti che stanno ridisegnando il territorio collinare della Romagna e dell'Emilia e purtroppo ovviamente l'acqua in pianura sta letteralmente compromettendo i raccolti per quest'anno, ma ancora di più sulla frutticoltura, probabilmente creerà enormi danni anche alle piante da frutto. Così il presidente nazionale di CIA, Cristiano Fini, oggi ad Arezzo per l'inaugurazione dei nuovi locali della sede aretina dell'associazione in merito ai danni all'agricoltura causati dalle alluvioni nel territorio emiliano e romagnolo. Paradossalmente, invece, in Toscana, soprattutto nel 2022, gli agricoltori hanno dovuto fare i conti con la siccità. Dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni volte a trattenere l'acqua durante i periodi più piovosi per rilasciarla durante il periodo estivo siccitoso. Quindi va fatta una strategia fatta sì di grandi invasi ma anche di piccoli bacini. Non siamo noi agricoltori che dobbiamo decidere dove e come farli, ma ci sono dei tecnici apposta che devono studiare laddove vanno fatti, laddove va creata una rete di distribuzione soprattutto dell'acqua che sia adeguata per cercare di fare arrivare l'acqua alle aziende agricole anche e soprattutto qui in Toscana, che è una delle regioni più importanti d'Italia dal punto di vista dell'agroalimentare. Ecco, vista la situazione in Emilia, probabilmente il settore agroalimentare toscano, come diceva il Presidente, uno dei più importanti d'Italia, dovrà un po' anche sopperire alla mancanza di prodotti che evidentemente ci dobbiamo aspettare. Quali possono essere, insomma, le strategie per sostenere ancora di più l'agricoltura toscana? Si sembra paradossale dirlo oggi perché con quello che è successo appunto in Emilia, dire che manca l'acqua in agricoltura sembra paradossale, ma purtroppo i cambiamenti climatici sono questo: quando piove, piove tanto e piove male, malissimo, l'abbiamo visto ora, e poi ci sono lunghi periodi siccitosi. Ecco, se dobbiamo cogliere questa sfida e quindi riuscire a produrre anche di più, ecco, questo non si può fare senza acqua. Arezzo può fare la sua parte, perché noi abbiamo dei territori dal punto di vista produttivi eccellenti, eccezionali, e aziende pronte e dinamiche. Gli manca l'acqua e abbiamo la diga di Monte d'Oglio. Mancano proprio i distretti irrigui, quindi la rete di distribuzione, mancano i tubi. Credo che oggi più che mai sia necessario mettere in campo tutte quelle azioni, quelle forze per poter riuscire a mettere i tubi a terra e consegnare l'acqua alle imprese di questo territorio. L'appello a chi va? Alla regione, agli enti locali? Qui è un lavoro che va fatto a più mani, è un lavoro che parte sicuramente dal territorio, coinvolgendo le imprese, il consorzio di bonifica, l'ente AUT che gestisce la rete di Monte d'Oglio, per passare dalla regione e arrivare fino al governo.